www.musicalermomania.it, ben trovati ancora una volta. Oggi parliamo di musica e lo facciamo insieme ad Andrea Gioè, benvenuto. Ciao. Andrea, cantautore palermitano, che insomma abbiamo molto piacere di ospitare oggi presso il nostro studio. Andrea, l'anno scorso sei venuto per la presentazione del tuo primo CD, oggi sei qui per la presentazione del secondo, quindi siamo molto contenti per te, un percorso insomma che sta andando molto bene. Sì, diciamo che fortunatamente si va avanti e con grande soddisfazione. Ripeto, questo nuovo album, essere su iTunes, su Mondadori Shop, su Nokia, per me è una grandissima soddisfazione, tra l'altro perché c'è un lavoro abbastanza lungo, delle belle collaborazioni musicali, sia per i testi che anche per gli arrangiamenti. Quindi c'è sotto un gran bel lavoro con un ottimo risultato. Allora, il titolo è Tempo al tempo, ci puoi spiegare perché, che cosa significa? Allora, Tempo al tempo è il titolo di una canzone che ho composto nel 2007 ed è nata così, guarda, giravo per casa, avevo il telefonino e ho cominciato a cantare a cappella questo pezzo. Poi dopo un po' ho preso e ci ho lavorato su e ho scritto anche la musica di questo brano. Tempo al tempo mi sta a indicare tu. Cioè la mia vita, che nella vita ci vuole con il tempo tutto arriva, tutto si realizza, tutto si sistema. Ed è comunque quindi un buon inno alla vita, un buon auspicio, perché comunque nella vita tutto quello che fai a volte è un boomerang, nel bene e nel male. E descrive questo album, descrive comunque il tempo in tutte le sue sfaccettature, il tempo visto anche come amicizia. Amicizie che durano nel tempo visto anche come l'amore, ci sono diversi brani che sono degli inni all'amore. Quindi ad ispirare le tue canzoni è sempre la tua vita, la tua esperienza Sì. personale, giusto? Così Sì. come era avvenuto con il primo tuo disco che invece si intitolava A testa alta proprio. E quello è un disco comunque che per me rimane una fascia importante della mia vita, perché tra l'altro ci sono pezzi a cui sono molto legato, tra cui Lo so, la canzone che ho scritto per mia madre, che adesso è scomparsa da 10 anni, oppure il mio pezzo autobiografico Andrea sto rinascendo. E poi l'angelo bianco, che Angelo noi ben Bianco conosciamo. che fa parte del nuovo album, Angelo Bianco. Diciamo che l'anno scorso voi siete stati In per primi ad anteprima. avere una buona anteprima di questa canzone, che poi ufficialmente fa parte del nuovo album Tempo al Tempo. Allora, vediamo che hai portato con te i tuoi strumenti, che una chitarra e oggi anche un altro strumento, come mai? L'ukulele, questo di qua è una figata a tutti gli effetti, ragazzi. È bellissimo. L'ha regalato la mia ragazza per Natale. Ed è uno strumento veramente. A me mi emoziona parecchio. Ognuno poi c'è chi piace che sia il flauto, la batteria. Io da sempre ho suonato la chitarra dal 2003 e adesso ho iniziato a strimpellare con l'ukulele. Vi posso dire che anche riarrangiare alcune mie canzoni con l'ukulele ti dà un certo effetto ed è una bella cosa. Di fatto adesso comunque ne approfitto e me ne faccio ascoltare Ecco, anche fammi qualcuno. ascoltare alcune canzoni che per te sono particolarmente significative. Va bene, allora quella che vi faccio ascoltare con l'ukulele è l'inno all'amore che ho scritto insieme alla mia ragazza Valeria Tramontana e a Danilo Badalamenti. Il brano si chiama Insieme a noi. Hey, buddy.
insieme a Mauro Bevilacqua, mio carissimo amico cantautore con cui già abbiamo collaborato anche nel primo album. E questo è un bel pezzo dedicato all'amore e sarà il nuovo singolo estivo, quindi ve lo anticipo in versione ukulele, una versione ambiente. Ascolta, vieni qui, ho bisogno di parlarti e dirti cose che prima o poi volevo svelarti. Da quando ti ho incontrata mi è stregato mente e cuore, per la prima volta ho scoperto cos'è l'amore. Io che prima non credevo a chi diceva ti amo, per colpa di delusioni che mi ha lasciato in vano, e invece tu mi hai aiutato a vivere. Non c'è destino che porterò con me, perché tu vorrai sare. Io darei la vita
Allora, la ragione è il pezzo che apre il nuovo disco. Questo pezzo mi piace moltissimo per la sua musicalità, è un pezzo molto radiofonico, molto grintoso e si può dire anche abbastanza cazzuto. Con la band mi diverto tantissimo a suonarla questa. Adesso col fatto che finalmente nel nuovo album Tempo al Tempo, che anzi vi ricordo, chi vuole può acquistarlo su Amazon, su iTunes, su Nokia, su Mondadori Shop, su Tifosorisi e Canzoni, o anche su Donna Moderna, ecco, dimenticavo. E questo è un pezzo dedicato per una persona veramente speciale, un uomo che ha fatto la storia e che è rimasto nel cuore di tutti. Benissimo. Infatti lo voglio raccontare, insomma, questo modo. Un pezzo straordinario, con questo ci salutiamo, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato nostro ospite oggi, e a tutti gli amici di palermomania.it un saluto e come sempre alla prossima. Sono queste che descrivono perfettamente il suo amore. L'uomo d'eterno soffio di paradiso, abbatte il male scagliandogli un sorriso. Lui che ha svegliato il cuore di tanti indifferenti e ha unito religioni poveri e potenti. Lui col suo corpo segnato dal dolore ci invitava ogni giorno ad amare e ad aiutare. Il sognatore di un mondo migliore ha preso su quel sabato d'aprile e non...